E allora, ve l'avevo promesso, siamo in compagnia di una delle doppiatrici più simpatiche principalmente, ma secondo me più riconosciute a livello di voce italiana nel panorama cinematografico, ma non solo. Vi presento e vi faccio conoscere Rossella Cerbo. Ciao Rossella! Ciao a tutti! Come stai, Rossella? Bene, si sopravvive, come tutti del resto. Bene. Stiamo guardando un attimino in fondo al tunnel, dai, questa luce Esatto. Comincia a vedersi. Allora, Rossella, io voglio passare direttamente a quello che è la domanda iniziale, diciamo, che facciamo noi di solito ai nostri amici doppiatori. Come ha iniziato Rossella? Conosciamo il fatto che tu hai iniziato da giovanissima a fare la doppiatrice, vero? Sì, ho iniziato da bambina, avevo 6 anni, ne ho 47, quindi sono 41 anni che faccio questo lavoro. E ho iniziato perché mio fratello più grande, che è Sandro Cerbo, ha iniziato pure lui da piccolissimo, noi abbiamo 18 anni di differenza, e quindi un po' per caso ho iniziato, nel senso che una volta ho accompagnato lui e sono rimasta rapita da questo meraviglioso mondo. Ovviamente da bambini è più facile intraprendere una carriera rispetto a quando si è grandi e adulti, come imparare le lingue straniere, come la ginnastica, è tutto più facile quando si è bambini. Io a malapena leggevo, quindi... Allora, dicevo prima, la voce, una delle voci più riconoscibili a livello di doppiaggio italiano, è vero, cioè te lo posso dire tranquillamente questa cosa, vero? Beh, Rossella? Abbastanza. Perché hai quel tono particolare che quando uno guarda un film sa già che quella è la voce di Rossella. Credo sì, di poterlo dire tranquillamente. Sì, e allora dicevi, sono molto riconoscibile, diciamo. E dicevi bene, aver cominciato con una delle attrici che magari da piccola stava facendo una grandissima carriera, e in questo caso parliamo di Drew Barrymore, tu hai iniziato proprio con E.T., vero? Ho iniziato prima, però sì, è la cosa più importante che ho fatto, diciamo, quando ero, è lì che è partita proprio la mia carriera effettivamente. Ok, insomma. Nel senso, con Drew Barrymore però hai iniziato con E.T., giusto? No, film prima. Okay. Era Fenomeni paranormali incontrollabili. Ah, ammazza, addirittura. No, film horror. Lei aveva... Sì, sì, è una cosa abbiamo strana, iniziato subito la grande. Vabbè, comunque, i nostri amici qua, Raffaello e Nick, sono amanti, credo si possa dire tranquillamente così, della tua voce. Al che, quando io ho detto che c'era la possibilità di intervistare Rossella, loro si sono subito prenotati e hanno detto: io voglio sentire assolutamente la voce dal vivo di Rossella e fare domande. Quindi io ti lascio alle loro domande e poi, insomma, rientriamo, perché poi facciamo anche qualche, diciamo, chiacchierata goliardica, ecco. Ok, perfetto. Tu considera, Rossella, che quando Mattia ha inviato l'audio nella chat, io stavo facendo altre cose, ho attivato l'audio sul cellulare, mentre scrivevo al PC sento questa voce che è subito riconoscibile, faccio: no, è Rossella Cerbo, è Febe, no, non può essere. Ebbene sì, vado a rileggere tutta la conversazione, sì, eri tu, ho detto ok, mi prenoto subito, questo è il mio retroscena. Appunto, ti ho nominato Febe, che tu hai doppiato ovviamente per 10 anni in Friends, è forse il personaggio che è più riconoscibile nella serie TV, perché è quello diverso, ok? E anche la tua voce, che è una voce comunque squillante, una voce bella da sentire, ha dato molta vitalità al personaggio italiano di Febe, quindi alla voce italiana. Di recente, come ci dicevi nel retroscena, avete doppiato ovviamente la docuserie di Friends, la Reunion, e dopo 10 anni, comunque, volevo chiederti questa doppia domanda: com'è stato tornare a doppiare un personaggio iconico nella tua carriera, che in qualche modo comunque ti ha segnato, perché ci sei stata legata per 10 stagioni, che non sono poche? E cosa hai provato? Perché loro nel documentario si vede che vanno a ridoppiare delle loro scene, dei dialoghi iconiche, delle battute iconiche. E volevo sapere anche per te cosa hai provato nel ridoppiare scene di quando eri un po' più giovane, di quando eri comunque ancora, diciamo, nella metà della tua carriera da doppiatrice, ecco. Guarda, quelle scene... E le scene, quelle di repertorio, non le abbiamo doppiate, e hanno ripreso proprio le scene originali. Sì. Noi abbiamo ridoppiato loro che provano a fare le battute adesso. Devo dire, è stata un'emozione fortissima, sono stata veramente, non sto scherzando, 2 giorni sotto a un treno, perché vabbè, noi abbiamo avuto comunque, noi siamo amici veramente, noi siamo amici nella vita, con Massimo De Ambrosis, Simone Mori, Eleonora De Angelis, il fratello Vittorio, che non c'è più, quindi per noi c'era anche questa cosa che ci ha un po'
po' segnati. E poi con Barbara, noi siamo veramente cresciuti insieme, ma non solo, perché dai Friends, praticamente dalla frequentazione lavorativa, è nata una vera e propria frequentazione d'amicizia. Quello che Doppia Ross aveva all'epoca, era l'unico che viveva da solo, e quindi noi sabati sera stavamo tutti a casa sua a non fare altro che farmi Friends, a chiacchierare della nostra vita, dei nostri sogni, dei nostri problemi, eccetera. E poi è continuata, perché se tu pensi che appunto con addirittura con la voce di Chandler, che è Massimo De Ambrosis, e con Ross, che è la voce, e con Simone Mori, che è la voce di Ross, addirittura io e le mogli siamo rimaste incinte insieme. Ecco. È una cosa pazzesca, sembra una fiction proprio. E noi abbiamo fatto il corso preparto insieme, perché siamo andati dalla stessa ostetrica, dallo stesso ginecologo. E io mi dispiace solo non avere, all'epoca non c'era la facilità che c'è adesso nelle riprese, nelle cose, perché se no io adesso ci avrei fatto i soldi con quelle riprese, perché noi tre al corso preparto con i bambolotti finti, ti assicuro che eravamo i Friends. Diciamo, quindi, che no, la reunion c'è stata solo per loro, per voi c'è sempre stata un'amicizia che è continuata. Stata, sì. Sì, però guarda che pure per noi è, cioè, tranne che io per esempio il rapporto stretto e continuativo ce l'ho con Massimo De Ambrosis, con la moglie che è la mia migliore amica, e noi abbiamo cresciuto i nostri figli insieme, quindi gli altri sì, per carità. Però le cose sono cambiate, perché poi crescendo la vita un po' ti divide, no? C'è sempre un grande affetto, eccetera. Quindi quando c'è quella prima scena della reunion, dove loro entrano in questi studios, nei loro vecchi studios, e si cercano, io vi assicuro, e non sono una che si commuove facilmente, avevo la pelle d'oca, perché comunque ti passa veramente la vita davanti. E poi non solo, ti accorgi anche del tempo che è passato attraverso gli attori che doppi. Questo è il mio cane. Lo facciamo doppiare anche a lui adesso. Sì, beh, lui ha una bella voce. Quindi insomma abbiamo veramente vissuto una cosa emozionante nel rifare, perché poi appunto ti accorgi del passare del tempo, perché vedi queste persone che sono invecchiate e tu dici, quindi sono invecchiata pure io. Ma non ci pensiamo. Ha un certo effetto, pensiamo, no? Anche perché loro sono invecchiati in un modo, noi purtroppo siamo invecchiati in un altro. Beh, devo dire, e non tutti, per esempio la mia se li porta benissimo. Sì, 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 sì. La mia è proprio alla grande. Poi sai che c'è, io l'ho doppiata in varie serie, sì. Quindi non mi ha fatto impressione. Chi mi ha fatto impressione è Joy. Joy è un'altra persona. E lo stesso è Chandler, pure Chandler si è rimasta sconvolta, capito? Diciamo che è l'unico che si è mantenuto, è David Swimmer che fa interpreta, esatto, Ross, è l'unico che si è mantenuto. David Swimmer è la mia, perché come tutti brutti vivono meglio il passare del tempo, insomma. Beh, loro ci sono andati a mangiare, ragazzi, semplicemente. Esatto. Beh, dai, insomma. È vero, a mangiare. Lisa Kudrow dal vivo, insomma, c'è mai stato modo, visto che comunque oltre Friends hai doppiato tanti altri film e serie TV facendo la sua voce? Cioè, guarda, io non sono una molto, devo dire la verità, non sono una molto social, quindi non ho fatto mai niente per incontrarla, e lei non ha fatto mai niente per incontrare me, nel senso che ovviamente vivendo lei a Los Angeles, io a Roma, e non è mai capitato che venisse, perché sai, ci deve essere un'occasione particolare per cui vengono, eccetera. Però non sempre capita, perché per esempio Drew Barrymore, che pure lei è un'attrice mia storica, che doppio da quando sono bambina, quando abbiamo fatto, c'è stata l'anteprima delle Charlie's Angel, che loro stavano a Roma, noi non siamo riusciti a incontrarle, perché comunque c'hanno bodyguard, cose, quello, quell'altro, e sinceramente a me manco mi va di fare la groupie. I am the voice, cioè. Non c'è una corsia preferenziale per voi in quel caso? No, assolutamente, niente. Non è vero, chi ti dice? No, io ho chiesto. Siamo così, non è vero niente, ve lo assicuro. No, Davide Perino, perché l'abbiamo sentito l'altra volta, ha detto che ha fatto praticamente un'intera giornata insieme a uno dei suoi doppiatori, però forse lui ha avuto questa voglia di volerlo fare, questa ma cosa. Sì, ma magari perché, che ne so, ci è andato a cercarlo apposta, ha fatto in modo di, io so pure gli altri colleghi, ma sono andati a cercarli loro. No, perché io sapevo in virtù proprio di eventi speciali che si organizzano, magari loro vengono ospiti in qualche programma televisivo italiano e solitamente si organizzano quegli incontri, ecco. Raramente,
guarda, mio fratello pure non ha mai incontrato Brad Pitt o Will Smith, cioè voglio dire, ti sto parlando, insomma, pure lui è una voce iconica, nel senso che ha sempre doppiato Sandro in entrambi, però non è che ti capita, perché Brad Pitt deve venire in contratto, insomma. Cioè, in effetti loro purtroppo, vuoi non conoscono chi doppia, cioè pochissimi conoscono chi sono i doppiatori degli altri paesi. Sai, cioè, allora, io appunto ho iniziato a 6 anni e amo profondamente questo lavoro, ma questa notorietà che ci sta negli ultimi tempi, insomma, questa visibilità che si è creata, da una parte, per carità, è bella, ma dall'altra toglie anche un po' di fascino al lavoro, perché io credo che noi facciamo un servizio fantastico, perché diamo la possibilità alle persone non vedenti, a tante persone che magari non hanno nemmeno l'istruzione per leggere i sottotitoli o per sentire le cose in originale. Noi facciamo un servizio che secondo me è egregio, e lo facciamo in Italia nel miglior modo del mondo, posso dirlo proprio con un po' di presunzione. Purtroppo c'è chi si lamenta del doppiaggio nostro italiano, però sbaglia, secondo me, perché noi abbiamo uno dei migliori doppiaggi al mondo. Cioè, esatto. Siete in grado. Però io credo che dobbiamo avere la presunzione di sovrapporci a loro. Noi dobbiamo, io la cosa che dico anche, ho fatto delle masterclass con dei ragazzi per cui ho parlato, eccetera. Noi, il nostro miglior servizio è non far capire che un prodotto è doppiato. Tu hai fatto veramente un capolavoro quando sei riuscito a entrare talmente tanto in un corpo, in un animo, in un cuore, da dimenticare il fatto che c'è un'altra persona al di fuori di quella che vedi. Ed è questa la magia del doppiaggio. Se cominciassero a dire, ah vabbè, se tu pensi che io doppio Lisa Kudrow, ma doppio anche Michelle Rodriguez, doppio anche Reese Witherspoon, e doppio anche Amy di Futurama, e te ne dico, ma queste sono quelle che mi ricordo, e sono sempre la stessa persona. È importante che io non sia sempre riconoscibile. È chiaro che tutti mi riconoscono per Febbe, ma mi riconoscono per Febbe perché Febbe è il personaggio che è più vicino a me nella realtà. Che anch'io sono... e qui arrivavi alla mia di domanda. Esatto, che di fatto era diversa, capito? Esatto, sì. Se ti viene più facile, in un certo senso, doppiare quelli che sono più vicini a te o quelli più lontani, quindi dove ti devi immedesimare e recitare totalmente. In realtà anche Febbe l'ho dovuta cercare, nel senso che comunque tu cerchi sempre un'interpretazione e entri sempre nel suo corpo, quindi non sei tu che decidi come la farai, ma è lei che detta le regole e lo spartito in cui devi entrare. È per questo che secondo me è importante parlare di rispetto degli attori. Noi siamo bravissimi, ma perché portiamo rispetto anche laddove hanno dei difetti e laddove in alcune lavorazioni, infatti quelli che dicono i sottotitoli, ma basta questo doppiaggio, basta. Io vi sfiderei a vedere i prodotti turchi, i prodotti giapponesi, mamma mia, i prodotti con i sottotitoli, ma qua i coreani, ma quanti secondo voi se lo vedrebbero? Noi per anni abbiamo fatto le telenovela sudamericane rendendole dei capolavori, quando in originale non si ricordano nemmeno le battute. È vero. Capito? Io poi, per carità, non entro in materia, nel senso, a parte che dico a tutti questi che vi odio, voglio uccidere, come i Novax, no? Che sono quelli che devono andare sempre contro la maggioranza delle persone. Io quello che dico, volete, io vi rispetto, voi odiate il doppiaggio, adesso in tutte le piattaforme c'è una funzione con scritto lingua originale, schiacciatela, ma date la possibilità a chi non ha la stessa fortuna di poter vedere un servizio del genere, perché noi alla fine, ripeto, il doppiaggio fatto bene rispetta l'originale e però a volte lo migliora, crea magia. Io vi posso assicurare che Sean Connery, io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere i grandi Sean Connery, che è doppiato dal grandissimo Pino Locchi. Se tu lo vedevi nella vita, era un uomo alto 1,60, non gli avresti dato una lira. Eppure ti assicuro che se tu senti Sean Connery in originale, non è affascinante e meraviglioso come sentire la voce di Pino Locchi. No, ma lo stesso anche, per esempio, mi viene in mente Russell Crowe, stessa cosa. Ma ce ne sono tanti. Ma io
3000, perché poi sì, essendo un'altra lingua hanno anche delle voci quasi tutte nasali, quelli sì, americani, la maggior parte, sì, è vero, 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 vero. Tutte qua, per carità, nella loro lingua funziona, tant'è vero, per tornare a un altro argomento, come dire, molto attuale, che tutti, di cui tutti parlano, oh, è finito il doppiaggio, adesso si sono inventati una nuova cosa, l'intelligenza artificiale. Adesso poi andrete tutti a morire di fame perché c'è l'intelligenza artificiale. Io non ho paura, ma non perché sono presuntuosa, ma perché penso che l'artigianato quello vero e fatto bene, ha sempre la vittoria su tutto. Google Translate non potrà mai sostituire un bravo traduttore, perché è così, perché esiste, cioè, il pensiero umano e la sensibilità umana in tutti i settori, che non è insostituibile. Voi sì, che fate la radio, io per esempio adoro la radio, cioè dovete sapere che sono veramente una fan della radio. Noi infatti ti ringraziamo per essere qui con noi, ma so che lo fai solo perché siamo una radio. Sì, è vero, se era la televisione, sinceramente sì, non l'avresti mai fatto. No, io amo la radio, perché la radio pure è uno strumento meraviglioso, ti tiene una compagnia, soprattutto in città come Roma, che stai le ore in mezzo al traffico, ti dà una compagnia e una tranquillità, una consolazione, che non te lo dà nessun altro strumento, vero, capito? E questo, non c'è nessun tipo di intelligenza artificiale che può sostituirla, capito? Quindi l'artigianato, secondo me, vincerà sempre su tutto. Concordo. Tra l'altro, Rossella ha la capacità di anticipare le domande in una maniera impressionante. Sì, esatto, sì, che avremmo fatto anche la domanda sull'intelligenza artificiale, visto che comunque è una cosa che sta dando un po' fastidio a tanti doppiatori. Però la tua risposta è stata bella forte e sinceramente speriamo che anche gli altri doppiatori abbiano la loro coscienza di essere comunque più forti delle macchine in questo caso, come giustamente dicevi tu, e continuare a fare il lavoro che hanno sempre fatto, perché sicuramente lo faranno meglio di quanto lo possono fare di queste intelligenze artificiali. Io so che ancora avete delle domande, vero voi due, sia Raffaello che Niccolò, perché poi volevo fare la torre, che è un giochino che facciamo con tutti i nostri ospiti, Rossella. Ok. Ho una curiosità. Beh, hai doppiato, doppia anche Amy, hai doppiato Amy. Hai doppiato in passato Tom Baker, no? Sì, Dio, Marino, ancora bene. Non gli è andata giusta cosa. Gli si è sposato Tom Baker. Ecco, la mia curiosità è questa. Che criterio si usa di solito nella scelta, nell'assegnazione dei ruoli da doppiare? Nel senso, perché anche per esempio nei Simpson Bart solitamente è doppiato da una donna, no? E se è una cosa arbitraria oppure c'è un criterio da seguire? O... Allora, anche questo è cambiato nel corso degli anni, perché quello che era vero appunto 20 anni fa adesso non è più così. Adesso se tu provi a chiamare una femmina o una ragazza a fare un bambino, vieni appeso sulla pubblica piazza così con le mani, cioè ti sparano, no, non si può più fare, perché hanno deciso che tutto deve essere inclusivo, quindi comunque i bambini devono essere doppiati dai bambini e tutto quello che poi ne deriva. E all'epoca nostra invece, quando eravamo piccoli noi, capitava che molto spesso tutti sti bambini, poi parliamoci chiaro, mi dispiace perché sei tutti e tre maschietti, ma i maschietti, no, si sa, sono molto più lenti, io ho un maschio e una femmina come figli, quindi i maschietti magari sono più introversi, pensano a giocare a pallone, si vergognano, eccetera. E allora che cosa succedeva? Era difficile trovare, soprattutto in 22, perché erano 22 ragazzini, sì, di è vero, 10-12 anni, sì, tu capisci che non si potevano creare come appunto un'intelligenza artificiale, e quindi si è iniziato anche l'escamotage di usare delle femmine per fare i maschi, capito? Perché proprio mancavano, perché magari noi femminucce eravamo più brave, capito? Adesso non succede più, perché comunque la distribuzione è sempre pure quella artigianato, è una questione di sensibilità. Io faccio molto il direttore adesso, quasi tutti i giorni, quindi distribuisco tante cose. Io mi ispiro per esempio all'ambito non solo appunto vicinanza vocale, che per carità, poi magari certe volte capita che tu io mi ispiro sempre al quadro psicologico, al quadro di sensibilità, cioè comunque quando una persona vedi delle caratteristiche di un personaggio, tu magari le ritrovi
in un collega, quindi sai che un collega ha uno spessore per certe cose più di altri, capito? E non vuol dire che, perché pure quello è un grande errore storico, che dicono ah, i gay devono essere fatti dai gay. Assolutamente no, i gay devono essere fatti dagli etero e tranquillamente, è vero. Senza problemi. Anche perché e secondo me il razzismo è al contrario. Bravo. Cioè, noi siamo degli attori, noi dobbiamo interpretare un ruolo, non sta a noi chiedersi, farsi delle domande o creare dei giudizi. Noi dobbiamo interpretare il ruolo. Quindi al momento che tu, io ho doppiato per anni Elwood, che è appunto una delle prime serie omosessualità femminile, che era femminile, una cosa sì, molto sì, più. Sì, sì, che era ancora più. Non è che quando doppiavo mi sentivo imbarazzata oppure non capivo, perché secondo me l'amore è amore, di conseguenza io ho quella sensibilità, io so che cosa significa amare e quindi cerco di riprodurre la mia idea dell'amore, che può essere verso una donna, verso un uomo, verso un coccodrillo, verso quello che ti pare, nel senso che no, no, è vero, ma esistono, cioè qualsiasi tipo, ormai è un'etichetta qualsiasi tipo, sì, di amore, ed è sbagliato anche mettere l'etichetta, esatto. Però purtroppo vuoi o non vuoi, anche alcune volte sono loro stessi. Però quello che dici tu è giusto, e soprattutto nell'ultimo periodo stanno uscendo tutte queste polemiche, perché è una roba clamorosa. Io adesso ricordo, facendo riferimento a quello che hai detto, il fatto dei Simpson, che hanno licenziato in America i doppiatori perché non sono di colore, per quanto riguarda l'indiano, adesso non mi ricordo Abu. Se era esatto, Abu, se non è tanto il fatto di colore, ma è che non erano indiani, non erano musulmani, insomma una roba del genere. E non è razzismo, per me questo è razzismo allo stato puro. Infatti siamo alla degenerazione totale, secondo me. Esatto, ma secondo me lo fanno solo per una questione, a un modo di per parlarne, è solo, sì, una questione di marketing, perché vero. Il resto sono sciocchezze, anche perché per esempio nella realtà italiana noi non abbiamo doppiatori di colore, oppure il doppiatore di colore che possiamo avere o l'attore di colore che possiamo avere parla italiano come me. Allora, come si percepisce questa differenza di pelle al momento in un microfono? Non è assurdo, no? È praticamente, cioè, una cosa davvero una senza cavolata. Senso. Il conto è in America, perché l'uomo di colore parla il nigger, quindi ha delle inflessioni particolari, sì, un modo di parlare, come appunto l'italiano parla il broccolino. È una questione di pronuncia. Sì, allora, sì, posso pure stare, a parte che è tutto riproducibile, perché per anni l'abbiamo fatto. Ma adesso che siamo qua, ma un ragazzo di colore che fa il doppiaggio, ma al momento che tu senti la voce, ma come lo percepisci se è bianco, nero o giallo? Io per anni ho fatto le ragazze di colore, per dirne una, Vanessa dei Robinson, oppure Veronica di Shameless, certo. Eppure doppio anche Reese Witherspoon, che è la bionda per eccellenza, cioè, vero, è verissimo questa cosa. Ma infatti noi ogni volta, quando, perché non è la prima volta che ne parliamo con i doppiatori, però quando ne parliamo esce sempre lo stesso discorso, perché è normale, credo, che un doppiatore giustamente anche si sente un po' offeso in un certo senso da questa, sì, cosa. Cioè, anche come contro... puoi pensare che doppio un nero in maniera diversa che doppio un bianco, esatto, o un giallo o un verde? Va anche contro il lavoro, cioè nel senso, uno lavora anche per cercare di assomigliare sempre di più a quella che magari è la voce originale. Ma di anima, ma poi è di l'anima. Anima anche, e cioè... l'anima non ha colore. Assolutamente. Vabbè, purtroppo questo è il mondo in cui viviamo, voglio dire questo, perché purtroppo non sono solo queste le polemiche, ne escono una al giorno. E diciamo che tra l'altro in Italia ci sguazziamo pure, ci si diverte forse anche a fare polemica, però noi qua siamo per far conoscere, ecco, più che altro il mondo del doppiaggio insieme a Rossella Cerbo. E voglio che insieme adesso facciamo questa parte goliardica, che è la torre, così andiamo un attimino anche a sdrammatizzare l'argomento di prima. Allora, praticamente nella torre è molto semplice, noi ti diamo delle opzioni, ok? Uh-huh. Tu devi scegliere chi buttare giù dalla torre. Queste opzioni ovviamente ti potrebbero anche appartenere da vicino. Va bene. Va bene? D'accordo. Allora, se siete d'accordo, io inizio facendo sempre il cattivo di turno e dico di scegliere tra Lisa Kudrow o Drew Barrymore. Lo so che è difficile. Difficilissimo. Perché probabilmente Lisa Kudrow.
perché Drew Barrymore è la mia vita, cioè non è normale che una persona la doppi per 41 anni di seguito. In effetti no. Cioè, è un caso un po' strano, Tra insomma. l'altro, pochissime altre volte se non è stata doppiata da te, Drew Barrymore. Forse Sì, due o tre volte sarà capitato. ma poi sono sempre state cose fortuite perché magari andavano in un'altra società di doppiaggio quando c'era, per motivi che sinceramente non inerenti alla scelta artistica, insomma. E poi, sinceramente, questo è un parere personale, con rispetto parlando nei confronti di Lisa Kudrow, Drew Barrymore però è molto più brava. Non so No. se è lo stesso tuo Non lo so, quello pensiero. è come dire chi vuoi più bene, a mamma o papà. Non Però posso scegliere, questo non te lo posso va dire, perché bene, però comunque buttiamo comunque Lisa Kudrow. butto Lisa Kudrow, mi tengo Drew Va Barrymore. bene. Nick. Guarda, dai, io vado su un tono più facile, diciamo. Cinema o serie TV? Serie TV. Butti giù serie TV. Quindi tieni il cinema. No, No, butti butti giù giù cinema. il cinema. Oh, Ah, e mi hai come spiazzato, sì. mai? Perché le serie TV di adesso non sono altro che il nuovo prodotto del cinema. Cioè, adesso le serie TV non sono altro che il cinema in più episodi, ma non c'è differenza con i film. Ho fatto delle serie e sto facendo delle serie che non mi fanno assolutamente rimpiangere il cinema. Ah. Sono girate allo stesso modo, hanno gli attori dello stesso livello. Poi, ovviamente, c'è sempre il caso, perché poi ci stanno pure le serie bruttissime. E i film bellissimi. Ma ci stanno pure i film Beh, bruttissimi, capito? è Quindi, vero. Assolutamente. Anzi, in sicuramente, questo periodo ne abbiamo visti davvero di brutti, perché comunque le assolutamente. produzioni Hanno gli erano occhi quelle che erano. allo sfondo. Molto. E poi sai che c'è? Io sono proprio una malata di televisione, io adoro la televisione, cioè al di là del doppiaggio, a me piace proprio stare a casa a vedere la televisione. Ma il cinema, sì, per carità, però vuoi mettere sta a casa sul divano tuo, che È scegli? tutte le piattaforme a vero, disposizione. ora tra È l'altro adesso vero. fai tutto, quindi. Sai che sei una delle prime, o forse la prima, che dice tra cinema e serie TV che butta il cinema? Ah sì, ma lo Sì. fanno solo per una questione economica i miei colleghi, perché Dici? il cinema è più pagato. Beh, sì, in effetti, però è più longeva la serie TV del film in sé per sé, quindi magari poi Ci può stare. diciamo. No, ma poi non solo la serie TV adesso è il nuovo, cioè è il presente, il cinema è comunque. Tu pensa se noi facciamo il cinema adesso? Eravamo tutti senza Sì, lavoro, nell'ultimo anno e perché mezzo è sicuramente. un anno e mezzo che sono chiusi i cinema, Sì. quindi È voglio che le dire. piattaforme si sono trasformate anche in un certo senso in mezzo di comunicazione a posto del cinema, e quindi anche lì sono arrivati i film, però in effetti non sono arrivati grandissimi film, parliamoci chiaro. No. Chi è che lo deve fare? Raff, vai! Film o animazione? Ah, vedi? Film. Butti giù. L'animazione. Ecco. E tieni il film. Mi tengo il film. Allora, Rossella risponde per quello che tiene, d'accordo? Ok. Tengo il film. Tieni il film. L'animazione. Peccato, perché si aspettava forse l'affello il contrario, vero? No, No, invece nel mi senso che aspetta. animazione io ho pensato subito ai temibili giapponesi, capito? Poi Ah, certo, se sempre tu lui mi cartone dici, animato, sì. però se tu mi parli, cioè per me Cars, che io, per me Disney non è cartone, animazione, per me è È già film, film, è vero. capito? No, io però mi Intendo. aspettavo la scelta di film e buttare giù dalla torre Ah, animazione. ok. No, perché ti Non avevo mi hai visto. Ah, te Rossella, non mi l'aspettavi. ha... No, no, Ti assolutamente. avevo visto perplesso, no, vedo No, male io allora. assolutamente. Vabbè, Nick, fanne un'altra, vai. Doppiatrice o direttrice del doppiaggio? Questo è difficile. Doppiatrice. Ah, ha Doppiatrice. più soddisfazione fare il doppiaggio. Ti diverte di più? Beh, sì, e poi è terapeutico. Butti dentro tutto quello che non, capito? Cioè, ti sfoghi a piangere, ti sfoghi a ridere, ti sfoghi, è terapeutico. Ah, Mentre questo è invece, come bello. direttore, assorbi perché devi portare gli altri a entrare nei personaggi, capito? Quindi non dipende solo da te, dipende anche dagli altri, capito? La differenza che c'è tra uno chef, che al momento che crea i suoi piatti, quindi li crea lui fisicamente, e invece un capo chef che magari è relegato a dirigere gli altri chef, capito? Sì, perché in effetti, vabbè, come al solito mi hai anticipato, però la differenza è proprio questa, cioè fondamentalmente il doppiatore è quello che si mette lì al microfono
e fa il suo lavoro, il doppiaggio, mentre il direttore fa un sacco di altre cose, a parte scegliere, credo, giusto? Sceglie pure. Ma guarda, quello è la cosa migliore. La cosa più facile. Poi insegna a queste persone come fare appunto il loro personaggio, è vero, è vero. Quindi comunque un lavoro anche in più, quindi giustamente. Però questa cosa del terapeutico è bello, cioè nel senso non pensavo sì. che fosse anche terapeutico. Ma stai scherzando? Fa un bene. Tiri fuori tutto. Figo, figo. Raff, vai, l'ultima. E qui mi sa che mi spiace, no, la però penultima, forse... la penultima, vai. Fast and Furious o Charlie's Angels? Ah, due saghe, diciamo, in questo caso. Doppiate sempre. Poi io non so cosa risponderesti, per cui sono... Due personaggi... Le protagoniste tipo. Anche, fondamentalmente. Sì, È pure il passato e il presente, perché comunque Charlie's sì. Angels... E poi, sai, per me doppiare Charlie's Angels è stato il coronamento di un sogno, perché io da bambina ero una fan delle Charlie's Angels, e io volevo... Adoravo Kelly, ma lo vedevo... Cioè, avevo 4 anni e chiamavo Flaminia Iandolo, che doppiava Kelly delle Charlie's Angels, al telefono. Ciao! Ciao Kelly, e attaccavo per sentire la voce, ti rendi conto? Quindi quando è stato il momento che Drew Barrymore ha fatto Charlie's Angel, per me è stato il coronamento di un sogno. Bellissima questa cosa. Qua stai parlando ovviamente della serie TV degli anni Ottanta. Esatto, cioè... ero bambina io, e però la adoravo, per me poi c'erano 3 icone, perché una era appunto Flaminia Viandolo, l'altra era Rita Savagnone e l'altra ancora era Rita Pasanisi. Mamma cioè mia. Ragazzi, la storia, cioè, dei monumenti. Per quanto riguarda il doppiaggio ovviamente, ma anche grandi attrici come Mia Farrow, adesso mi veniva in mente. Certo. Insomma, tanta roba, tanta roba. Quindi io... quando ho fatto Drew Barrymore ho, come dire, ho fatto un... sono arrivata a un traguardo nella vita, Charlie's Angels, quindi butto Fast and Furious, però andate a vedere l'ultimo, che bello. Ovvio, ovviamente. Che deve ancora, deve ancora uscire. Sta per uscire, sta per uscire, verso luglio dovrebbe uscire. Sta per uscire, siamo vicini. Va bene, l'ultima, parlavamo prima di animazioni, io ti adesso questa secondo me o mi ammazzi oppure insomma, anche se virtualmente, visto che non abbiamo la possibilità, però io ti chiedo di scegliere tra i classici Disney e i Disney Pixar, visto che li consideri film tutti, anche quelli insomma precedenti. Disney Pixar. Ah, scegli Disney Pixar. Scelgo, mi butti tengo Disney giù. Pixar, butto giù i classici. I classici. Ah, questa però la voglio. Uno deve comunque prendere le cose belle del presente, se partono da un ricco passato, non so se mi sono certo, spiegata. Certo. Comunque a me piace la tecnologia, mi piace. Poi ho fatto adesso un documentario appunto dove la mia doppiatrice di Cars, quella che doppia Cars in inglese, sì. Da speaker a questo documentario Pixar, dove spiegavano tutto quello che c'è dietro a un film Pixar, cioè i colori, le sopracciglia, il lavoro che c'è. Ragazzi, è una cosa impressionante, non è che lo fa il computer, ma te che sempre lavoro umano c'è dietro, questo ricordiamo. Assolutamente, e a me la cosa che mi ha sconvolto quando ho fatto questo documentario è stata che praticamente, diciamo, uno che ha fatto per 20 anni il creatore, ha disegnato, lui avrà fatto se no 5-6 minuti di filmato, ha lavorato 20 anni, perché comunque 5-6 minuti di filmato in tutta carriera, in una carriera di 20 anni, lavorando tutti i giorni, vi rendete conto che c'è dietro? Andrebbe visto, Rossella andrebbe visto. È una grande progressista, insomma, per quanto riguarda le serie TV, sia anche per questa motivazione, diciamo, legata al presente e al futuro, quello che arriverà, sì. Con i sì. ricordi giustamente del passato, che certo. non devono certo. andare mai via, assolutamente. Assolutamente. Bene, la torre l'abbiamo finita, quindi a questo punto, caro Raff, ti lascio di nuovo la parola, visto che c'è sì. un'altra domanda, e poi ovviamente congediamo e ringraziamo la Grazie. Nostra ospite. Allora, io avrei davvero tantissime domande da fare a Rossella, però quella che volevo farti, che mi incuriosiva forse un po' più delle altre che ho in mente, quando ti capita da doppiare un personaggio che magari non ti ispira tanto, comunque non ti piace, come ti comporti in quel caso per dare il massimo, per avere il massimo della tua performance? Perché magari un conto è doppiare un personaggio che ti piace, quindi ti viene più facile arrivare al risultato massimo. Con un personaggio che magari non tanto ti ispira, viene forse un po' più difficile. Quindi io volevo capire qual è, non i tuoi segreti, perché poi magari possono anche rubarteli, però come fai per ottenere il massimo anche in momenti così di difficoltà? Guarda, per una strana magia, appunto, siccome è uno studio, inizi dallo studio della fisicità della persona che doppi, eccetera. Alla fine poi finisci per innamorarti, è un po' la sindrome di Stoccolma, ti innamori del tuo... cioè,
alla fine è difficile che non ti piaccia un personaggio che doppi o un attore che doppi, e anche perché quando per esempio è cane, che può capitare, ti assicuro che capita, allora dici, cerchi di trovare le cose buone sue ed esaltarle, capito? Okay. Per assurdo è più facile doppiare uno cane che non ti piace piuttosto che uno che adori e che recita da Dio. Perché comunque, cioè, sempre per la forma di rispetto di cui ti parlavo, capito? E quando ti piace uno così tanto, un personaggio che doppia, c'entri quasi in punta di piedi, no? Sì. Mentre invece, se quello non ti piace o è cane, vai proprio con la scelta. Beh, è quasi un paradosso, sì. Insomma. Tanto dici, passano meglio. Va bene, ragazzi, è stato bellissimo. Vorrei continuare ancora, però purtroppo il tempo è quello che è a disposizione. Quindi... Ragazzi, io vi ringrazio perché tenete ancora vivo questo strumento meraviglioso. Noi lo facciamo con voglia, sì. Sia la radio e sia far conoscere anche quello che è il mestiere del doppiatore, perché appunto, come ti dicevo, non sei la prima e vogliamo sempre averne di più, tante persone che comunque hanno tanta esperienza, come te in questo caso, sicuramente ci possono insegnare e posso insegnare a chi ci sta ascoltando e chi ci guarda ovviamente su video, quindi è una cosa che assolutamente apprezziamo e vogliamo soprattutto che la gente apprezzi anche il doppiaggio italiano, perché c'è tanta gente che, come dicevi tu, preferisce i sottotitoli. Si vedesse, certo, però questo comunque non va bene, perché bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, ecco, diciamo così. Allora ti ringrazio davvero tanto, Rossella. Io ti chiedo solo un saluto finale alla nostra trasmissione, come puoi vedere, dall'Allo Zemeckis. Speriamo di vederci e sentirci presto. Ok, ciao dall'Allo Zemeckis. Grazie ancora di questa bella festa che abbiamo fatto insieme. Rossella, grazie. Ciao, Rossella, ciao.